Benvenuti al nuovo appuntamento settimanale con Processi di Puglia. Oggi continueremo a sentire quella che è stata la requisitoria del procuratore generale Antonio Maruccia, che ha rigettato la richiesta di nuova perizia psichiatrica avanzata dai legali di De Marco, chiedendo e invocando nella sua requisitoria l'ergastolo e la conferma dell'ergastolo all'assassino dei due fidanzatini di Via Montello, Eleonora e Daniele, e aggiungendo anche la richiesta dell'isolamento diurno. Diamo il benvenuto innanzitutto, come ogni settimana, al nostro ospite fisso, l'avvocato e professore Paola Balducci, anche oggi, ahimè, in collegamento da Roma. Benvenuto, avvocato. Grazie del vostro invito, che accetto sempre volentierissimo. Grazie a lei. Avvocato, entriamo nel vivo di quello che è il processo. E quello di primo grado si è già concluso con un ergastolo. Adesso è stata richiesta, si è andati davanti alla Corte d'Assise per una revisione per la richiesta di una nuova perizia psichiatrica, poiché gli avvocati di De Marco sostengono che il De Marco non fosse in grado di intendere e di volere nel momento in cui purtroppo ha pianificato e poi messo ad atto l'omicidio ai danni dei ormai noti a livello nazionale fidanzatini di Via Montello. Ecco, il procuratore generale Maruccia ha chiesto la conferma dell'ergastolo, ma ha fatto di più, ha chiesto anche l'aggiunta dell'isolamento diurno per un anno. Ecco, ci spiega nello specifico cosa vuol dire? Grazie per la domanda. Bisogna distinguere nei reati molto gravi, come ad esempio l'omicidio, la legge prevede l'ergastolo, che consiste, come sappiamo tutti, nel carcere a vita. L'ergastolo è una pena in astratto, una pena detentiva perpetua che dovrebbe durare tutta la vita, ma sappiamo che, questo è molto importante quello che sto dicendo, che vi è la possibilità per comportamenti successivi del condannato avere poi o degli sconti di pena o avere dei benefici. Bisogna ricordare, attenzione, che l'isolamento diurno, come lei ha detto esattamente, è un'aggiunta di pena, quindi nulla a che vedere con la materia del giudice di sorveglianza che potrebbe modificare questo tipo di pena. È un'aggiunta di pena che il pubblico ministero, nella sua richiesta, attenzione, poi sarà il collegio a decidere, ha fissato in quella data. Che cosa vuol dire questo? Che non potrà essere modificata questa aggiunta di pena nel momento in cui anche la Corte d'Appello e poi magari la Cassazione la renderà definitiva. In conclusione, mentre l'ergastolo può avere come conseguenza anche la possibilità che un magistrato di sorveglianza possa modificare le modalità della pena, l'isolamento diurno è una pena aggiuntiva che si applica normalmente quando il reato è particolarmente grave. Grazie mille, avvocato e professore Paola Balducci. Noi adesso ritorniamo nell'aula bunker di Lecce e continuiamo a sentire la requisitoria del procuratore generale Maruccia, che passo dopo passo ripercorre tutta la pianificazione dell'omicidio, mettendo anche molto pathos ed empatia nelle sue parole. E facendo rivivere sulla pelle di ogni noi l'emozione, la paura e anche il dolore poi provocato ai familiari delle vittime. Vediamo la requisitoria insieme. È necessario, a mio avviso, anche alla Corte, e io mi permetterò di farlo, ripercorrere la vicenda dal punto di vista del soggetto che è autore del fatto, per capire se De Marco, nel momento in cui ha compiuto l'omicidio, fosse affetto da una malattia di mente, da una infermità tale da determinare la incapacità di intendere, la capacità di intendere. Perché in questa perizia i consulenti e anche l'appello non giunge ad una diagnosi ad una precisa diagnosi di malattia con riferimento, parla di uno spettro autistico e di una psicopatia. Tutte e due le questioni sono affrontate nella perizia,
del professore Balbi e del dottore Marra. Ma quello che io dico ancora una volta è non c'è un riferimento al fatto e quindi alla capacità di questa infermità di escludere la capacità di intendere e di volere. Tenete conto che tanto nella perizia del professore Carabellese quanto nell'appello, Carabellese ha fatto 12 ore, o sbaglio, 12 ore di colloquio con il conte Marco. Ma queste carte, anche lì bisogna dare atto, queste carte non sono state neanche poste a disposizione dei periti e non sono state poste neanche a disposizione della corte, nonostante non è stato chiesto in quella fase un incidente probatorio, credo l'avvocato Minafra o Fazzini, uno dei due, ha detto scusi ma lei sa che cos'è l'incidente probatorio, e il professore è stato un po' poi eleganti come sono loro, i pubblici ministeri non lo sono per definizione, non hanno insistito molto su questo aspetto per così dire personale e professionale, perché avrebbero potuto chiedere un incidente probatorio per far entrare tutta la vicenda. E alla richiesta del presidente, ma perché tu non dai questi, cioè non li hai messi a disposizione? No, perché io mi sono vincolato, non voglio che vadano a finire questi verbali, questi colloqui che vadano a finire nelle televisioni, giustamente, cioè come se l'obiettivo dei periti e dei consulenti delle parti civili fosse quello di far venire in televisione i colloqui di Carabellese con De Marco. Questo per dire che nonostante che De Marco con loro abbia parlato, con i suoi consulenti abbia parlato, e lascio a voi questa valutazione che è fatta che dei periti, dai consulenti nostri, dai consulenti del pubblico ministero, delle parti civili e della Corte, come elemento di valutazione in ordine alla capacità di discernere, la capacità di decidere come, che cosa fare, con chi parlare, perché parlare. Quindi, Presidente, signore della Corte, non c'è nella consulenza, ripeto, in particolare nella consulenza che voglio dire, va nell'empireo della scienza psichiatrica e con riferimento agli autori che sono stati citati dagli stessi periti, una discussione che non affronta né nell'appello né tantomeno nella consulenza di parte, non affronta le questioni fondamentali, diciamo, non pone una diagnosi, si rimane in maniera generica con una indicazione di psicopatia quindi o psicotico o autistico e vedremo tra un attimo perché nessuna delle due ha dignità di diagnosi in questo campo, perché sono state tutte e due escluse con certezza e con una motivazione assolutamente appagante dai periti e dalla stessa sentenza della Corte. Ma perché è infondata ed è infondato l'approccio, come ho detto? Perché questa critica al fatto che anche diciamo, che non sono stati fatti anche due test, anticipo i test, sono stati fatti due test che però non sono stati proposti ed effettuati altri test per valutare altri test di carattere psichiatrico. Cioè, i test, che secondo quello che si legge, si accompagnano al dato essenziale che è il dato del colloquio nel perito, diciamo, nello psichiatra, il dato del colloquio. Quindi
hanno sparato ad alzo zero sulla circostanza che colloqui non ci sono stati. In realtà i colloqui ci sono stati due. Un primo, perché dopo il primo incontro nell'aula, eravamo in periodo di pieno Covid, si sono poi appartati e quindi c'è stato un altro scambio limitato, perché il soggetto si è reso conto di quella della situazione e gli ha detto: con voi non parlo, con loro non parlo. Ma il punto è questo, Presidente: se questo processo si fosse svolto 30, 20 anni fa, noi saremmo stati, siamo con le mani legate. Se questo processo si fosse svolto 20 anni fa, solo i test all'epoca disponibili e il colloquio avrebbe offerto gli elementi per una valutazione tecnico-scientifica della infermità. Il punto è che oggi ogni momento della nostra vita è monitorato. Cioè, De Marco ha avuto la sfortuna, come tutti i giovani, di essere digitale e quindi tutta la sua, e di scrivere tra l'altro, quindi tutta la sua vita è stata in qualche modo documentata. Lui ha lasciato una traccia genuina, genuina, del suo modo di pensare, dei suoi sentimenti, delle sue azioni, dei suoi pensieri. Oggi l'esame della personalità di un soggetto, un professionista, ma voi che siete i periti, i decisori di questa vicenda, oggi noi abbiamo una serie di elementi, la vita moderna è tale per cui anche se uno apre Facebook anche per dire auguri alla mamma è scritto lì, anche su Facebook, dico scusa, la tieni a fianco a casa, no? Su Facebook, auguri mamma e cuore rosso. Per dire che se si fosse svolta 30 anni fa, allora può darsi che hai ragione, non hai elementi per valutare. Ma la vicenda si svolge nel 2020, quando, ripeto, la vita di ciascuno di noi, dei più giovani soprattutto, è documentata ed è monitorata al secondo, tutto, non solo le telecamere che ti vedono quando vai a fare, come dire, quando vai a studiare il percorso, ma anche la ricerca della escort, adesso poi lo inserisco in uno timeline, l'ha chiamato la dottoressa, io non parlo le lingue, al secondo, Presidente. Cioè tutte le azioni di una persona che commette quel fatto sono rilevabili da chi voglia esaminarne la capacità, perché ha tutti gli elementi. La difesa stralcia qui e là delle espressioni, come vorrà l'avvocato Bellisario, stralciano delle piccole espressioni in quel diario che hanno messo a disposizione, che è stato esaminato dai periti, ma non fanno una valutazione dell'insieme dei fatti, di tutti. Qua viene decontestualizzato il noi. Ah, avrebbe ucciso chiunque. No, non avrebbe ucciso chiunque, perché aveva deciso di uccidere Daniele principalmente, perché a me l'idea che la povera Eleonora fosse del tutto estranea all'universo sadico e problematico di De Marco non mi convince molto, ma tutto lì. Penso che, vedremo tra un attimo, quando cancella la foto di Daniele e rimane la foto di Eleonora. Quindi, Presidente, avrebbero ragione se il processo si fosse svolto 30 anni fa, quindi non abbiamo niente. Invece il processo si svolge nel 2020 con una polizia giudiziaria, i ROS e i carabinieri territoriali, ai quali mi piace dare pubblicamente atto della assoluta puntualità, competenza, profondità, precisione
delle indagini. Sono andati a trovare tutto. Cioè, 20 anni fa, che fosse che De Marco la sera, un'ora dopo l'omicidio, quell'omicidio, va alla ricerca sul sito di escort di Lecce, non l'avremmo mai saputo. No? 20 anni fa internet non c'era. No, c'era già, insomma. Non l'avremmo saputo. Quindi tu non puoi dire, ah, non l'hanno fatto. E il perito dice esattamente quello che ha posto alla base della sua decisione. Cioè tutti gli accertamenti dei Rossi, tutte le attività che sono entrate, ripeto, che sono state acquisite in modo genuino, perché non sono verbali di dichiarazioni non registrate e come dire, con un verbale riassuntivo fatto dal maresciallo che scrive quello che vuole o interpreta quello che dice, cose che pure possono essere accadute in passato, adesso si registra tutto e tutto è tutto lì. Ma ripeto, hai una serie di questioni sulle quali devi calarti umilmente alla valutazione per esprimere un giudizio che sia fondato sui dati di fatto del comportamento e della condotta. Perché se noi non avessimo se fosse un pastore che fa un omicidio, non sapevamo niente né di prima né dopo, oggi invece noi abbiamo tutto. E allora con questo noi dobbiamo, allora rivediamo un attimo il fatto, la vicenda, da una angolazione soggettiva per capire che cosa ha fatto questo. E tutto quello che io dico è scritto nelle carte, è scritto anche nelle carte, nelle indagini, diciamo, non è contestato. Se c'è qualche cosa che deve essere contestata, la difesa quando discuterà, se non lo ha già fatto, perché ripeto non ho letto quelle carte, lo dirà, dice: no, guarda dottore Maruccia, questa cosa qui non va bene. E allora De Marco è un ragazzo normale, tra virgolette, ha difficoltà di relazione con gli altri, finché sta a Casarano, fa la scuola, non ha problemi particolari, va una volta solamente da uno psicologo, credo che oggi siamo tutti, diciamo, uomini di mondo, io credo che oggi lo psicologo, per ragioni legate a un intervento alla schiena che è di determinato, nulla, non viene segnalato niente. Ha un rapporto, cerca il rapporto con le ragazze, a proposito di autismo. Cerca il rapporto con le ragazze. Cerca il rapporto con le ragazze e ha una. Ragazze che in realtà poi ce ne sono, perché noi troviamo Natale Eleonora, Natale Chiara, Benedetta. Perché questo ragazzo poi, finita le scuole superiori, viene a Lecce e fa la scienza infermieristica. Un ragazzo normale che supera gli esami, supera il diploma con 88 su 100, quindi un bel voto, e viene qui a fare. Un ragazzo che ha interesse per le. Ragazzo che ha interesse per le ragazze, che cerca il rapporto con le ragazze, ha difficoltà, certo. Facciamo un'analisi, quanti ce ne saranno di persone che non riescono neanche ad avere un rapporto, diciamo, di amicizia, così come abbiamo visto con addirittura 3 ragazze, 20 anni. Non è che uno. E ovviamente cerca di mettersi, tra virgolette, di fidanzarsi con qualcuna di queste, con una logica e con una scansione, diciamo, delle tensioni affettive assolutamente normale, ordinaria. Va nella casa di Via Montello, che è di Daniele, una casa che
diciamo, è vicina, poi ne trova un'altra in via Fleming che è più vicina all'università, lascia la prima casa e si trattiene le chiavi, o ne fa una copia, ne fa una copia. Se noi vediamo, andiamo vicini, ci avviciniamo al fatto, casa che è frequentata da, anche da Eleonora, soprattutto in agosto del 2020. Quindi lui è un ragazzo che vorrebbe fidanzarsi con questa Benedetta, per esempio, che è un'amica della scuola, e ha un rapporto anche con Martina. Martina gli dice: guarda, Benedetta non si vuole mettere con te. Quindi è uno che cerca il rapporto con le altre ragazze, sta bene. E, alta parentesi, il test dava una indicazione sulla identità sessuale, quasi che potesse essere un omosessuale. In realtà così non è, questo per dire banalmente che ovviamente i test vanno letti in modo, diciamo, compiuto, vanno letti alla luce degli altri accadimenti, delle altre risposte e quant'altro. Quello in particolare dava una indicazione su alcol e identità sessuale assolutamente smentito dalla realtà, smentito dalla realtà, perché non beve, lo dice lui in maniera espressa, è un dato acquisito, se sbaglio mi correggerete, e né sul piano dell'identità sessuale. Quindi 29 gennaio 2020 Martina gli dice, questo ragazzo che frequenta regolarmente il reparto di la scuola di infermeristica presso l'ospedale di Lecce, frequenta il reparto ospedalieri, nessuno si accorge di niente, ha queste relazioni, va a mangiare la pizza la sera con le ragazze, diciamo, cerca il rapporto, lo trova, ne trae giovamento, ne trae beneficio dal rapporto con le altre persone. E quando a gennaio la dottoressa Bruzzone individuano in questa comunicazione una sorta di detonatore psicologico, il rifiuto di Benedetta di mettersi con lui, comunicato al ragazzo da Martina. Quindi questo dato, siamo nel gennaio 2020, mancano 8 mesi all'omicidio. Lui questo fatto è individuato come detonatore psicologico del suo disturbo, nell'ambito del suo disturbo, e già comincia a scrivere nel personal computer, che non esisteva 30 anni fa, adesso esiste, ed è un dato che lo strumentario che poi troveremo nei bigliettini. 30 gennaio lo strumentario per l'azione omicida. Il 1 marzo annota nuovamente sul diario lo strumentario che gli serve per fare. Il 1 aprile, è scritto nella sentenza, è indicato anche nelle consulenze, scrive di un serial killer di Berkowitz, di un serial killer degli anni 30. Il 25 maggio 2020 ancora una lista di strumenti di morte. Il 1 ottobre del 2020 fa una ricerca su Google delle armerie a Lecce. Il 6 di agosto, su un sito ma non fa acquisti. Il 7 di agosto 2020 scrive per la prima volta, se e quando sia maturata prima questa idea non lo sappiamo, ma con certezza il 7 agosto dice esplicitamente che ha deciso di uccidere Daniele, non altri, non il primo che passa, a uccidere Daniele, affrontando le difficoltà del caso, evidentemente difficoltà sottovalutate, perché non è il killer della Sacra Corona Unita per
o del 416 bis che non c'entra niente in questo processo. Non è, è chiaro perché l'Abruzzone dà una spiegazione, io grandioso proprio del narcisista, che porta a fargli ritenere che riuscirà a fare tutto, invece ovviamente non riuscirà a fare tutto, non riuscirà a fare tutto. Esplicitamente vuole ammazzare Daniele. E arriviamo al 19 di agosto, Presidente, che è una data importantissima, perché il 19 di agosto i periti spiegano che diciamo, c'è un momento psicotico, un momento in cui lui perde il contatto con la realtà, fa un video e nel video si nota una scatola di Xanax, perché evidentemente deve aver preso uno psicotico. Il 19 agosto cancella l'immagine di Daniele ed Eleonora, cioè su WhatsApp salva le foto dei due e con un'applicazione fa una certa impressione, perché è riportata l'immagine, cioè prima Daniele ed Eleonora e poi il solo Daniele. Quindi, come ci dicono i tecnici, materializza l'idea della uccisione. Quel giorno, e poi continua, 19 agosto, vive in via Montello, vede i due giovani che stanno lì, Eleonora si trattiene in casa di Daniele nella stessa stanza, verosimilmente sente le effusioni tra i due ragazzi e quindi matura e consolida l'idea già definita a monte e confermata, elemento ideologico, elemento cronologico della premeditazione. E si arriva al 21 settembre, in cui, Presidente, ecco perché 20 anni fa non avremmo potuto fare queste cose, ma oggi ci dobbiamo confrontare con questi risultati. Alle 19:41 scrive a Chiara, che è una delle tre ragazze che lui frequenta in qualche modo, la frequenta via internet perché è una minorenne di Palermo, eccetera, e preannunzia lucidamente l'azione che andrà a compiere da lì. Cioè un documento genuino che deve essere oggetto di una approfondita valutazione, se tu mi vuoi contestare che quello non ha. E una, Presidente, a Chiara è tutto vero, dice. Tre quarti d'ora prima di andare a compiere l'azione. Sono stato io a farlo. Ti voglio bene veramente, tu sei stata la mia prima amica, sei stata una persona così importante per me. Credo che noi due non ci sentiremo mai. Sono stato io a farlo, non l'ho fatto ancora. Alle 19:41. Lui è consapevole di quello che sta facendo, un'azione che è maturata nel corso dei mesi precedenti e che ed è lucido, Presidente, perché sa pure che non ci rivedremo più, cioè consapevole di quello che farà e di quello che accadrà dopo quello che ha fatto. Ecco, il 21 di settembre si porta, ovviamente ha fatto uno studio su Google, anche delle spazzature, io devo ammettere, sarà, come si dice, mi limito a portare la spazzatura e noi, diciamo, uomini riteniamo di fare tutto a casa portando la spazzatura nelle. Non sapevo che c'è una, si può fare una ricerca per capire dove si possono buttare delle cose. Lui fa una ricerca per sapere dove deve buttare il coltello, ma qui volevo dire, siamo ancora nella fase precedente, lui ha studiato su Google l'esistenza del percorso da fare,
ha fatto una valutazione, diciamo, tecnica del posizionamento delle telecamere. Ciò ha stabilito un percorso per arrivare, per farla franca, lucidamente. Non è un opaccio, non è una persona che non capisce, è uno che sa tutto, fa esattamente questa cosa qui. Dopo averlo annunciato ad Anna, fa quello che ha fatto. Io non voglio ritornare su quello che ha fatto, perché penso di, senza dire quello che ha fatto, penso di aver trasferito a voi le immagini. La cosa terribile che ha compiuto lì, tale da determinare un allarme in tutto quel quartiere, hanno chiamato tutti, perché questi ragazzi, immaginatevi, è urla. Cioè l'idea che tu stai in casa tua, chiuso a chiave, stai festeggiando la convivenza, stai festeggiando l'amore, mangi il pasticciotto, ti scatta la cosa, perché quando lui entra poi in casa, ovviamente con entrando, e Daniele sente il rumore, va verso il corridoio. Il povero ragazzo ha tentato di scattare una foto, di chiamare il telefono, e c'è uno screenshot che scatta solo una fotografia. L'ultima foto nell'altro telefono è quella che ritrae la ragazza che mangia, uno l'altro, non mi ricordo, che mangia il pasticciotto. Un attimo dopo c'è la morte. Arriva questa persona. Cioè arriva lì, 38 coltellate e 41 coltellate. Cioè io tratto adesso così poi me ne libero. Ma si può dire che non c'è crudeltà? A parte il vizio logico sulle due circostanze, di dire, vabbè, questo è infermo di mente, incapace di intendere e volere, quindi non c'è prenotazione, non c'è premeditazione, non c'è crudeltà. Ma se viene meno questa cosa, cioè non mi puoi dire non c'è la crudeltà, dammi le generiche e faccio. La crudeltà non c'è. La sede delle ferite, l'ha dato il colpo sul viso. C'è un punto in cui è appuntata questa cosa, è la tortura programmata, la tortura programmata e scritta, altro che crudeltà. Non so se c'è l'aggravante della crudeltà al quadrato, all'ennesima potenza. Questo è un caso che la integrerebbe sicuramente. E non c'è un problema solo c'è una riferibilità soggettiva e un dato oggettivo che è incontestabile, Presidente e signori, che è incontestabile, azione che va oltre la necessità della morte. Insomma, c'era una parte che avevo appuntato nel quale c'era, ecco. Presidente, poi così non tratto più le aggravanti. Dopo aver rilevato che c'è un vizio logico, giuridico, nel senso che, diciamo, se non è quello, in subordine, escludimi queste due. 38 coltellate, chiedo scusa, 38 coltellate a Daniele, una al volto, tre al collo, sette sulla superficie anteriore del torace, sei sulla superficie posteriore del torace, sei a livello dell'addome, sette a livello dell'arto superiore sinistro, due a livello della mano sinistra, vedete, sì. Quattro a livello dell'avambraccio, immaginiamo quale possa essere stata l'azione, due a livello della mano destra, 38. Emanuela Manta, due al capo, una al collo, 10 alla superficie anteriore del torace, 4 sulla superficie posteriore del torace, 11 a livello dell'addome, 6 a livello dell'arto superiore sinistro, 2-3 a livello dell'arto superiore destro, ben oltre la necessità della morte, perché dice, cioè, è una rabbia, c'era un impulso. Capito? C'era un impulso che si è concretizzato in atti crudeli, in atti crudeli che sono andati oltre la necessità di portare la morte. Infatti, quando sono arrivati lì, chiaramente non hanno trovato due persone.
Fatto questo, si allontana, minaccia il Luigi, che sta, sai, il cittadino albanese, che è ancora in giro col cane lì, dopo 9 minuti di questo, di questa guerra terribile. Ma voi vedete, leggete anche come la freddezza, perché questo è un dato acquisito, sono d'accordo, emotività, empatia zero. Il presidente fa tutte queste cose, si organizza, minaccia, esce, sta attento alle telecamere, se fa un percorso strano, perché deve evitare le telecamere subito dopo, anche prima e dopo. Programmato ed eseguito. Senza la maschera, col cappuccio, perché la maschera gli è stata tolta, l'abbiamo trovata sul luogo del delitto, e torna a via Flaminio. E che fa un'ora dopo il fatto, Presidente? Anche qui, non avessimo internet, non avessimo tutti questi strumenti che ci controllano nella nostra, che ci controllano nella nostra vita, che fa? Scrive alla mamma e ai familiari. Mamma, fino a qualche tempo fa non avrei mai pensato di arrivare fino a questo punto. Un'ora dopo, nessuno avrebbe mai pensato che fossi in grado di fare una cosa del genere, ma a me è successo, non si può tornare indietro. Non disperarti troppo, io ho fatto quello che ho fatto, mi sono perso. Piena consapevolezza di tutto quello che egli ha fatto. E questo documento lo troviamo nel personal computer e in WhatsApp, in questa gruppo prova che ha con la mamma, che non so se poi, questo mi è sfuggito, se poi la mamma riceve, oppure è un gruppo prova nel quale lui mette la sua, e poi tu fai un gruppo con un altro, mi è stato spiegato dai miei figli che io non sapevo questa cosa, tu fai gruppo con un altro, poi cancelli l'altro e quindi puoi annotare le tue cose su questo, su WhatsApp, che altrimenti non sarebbe possibile. Quindi un'ora dopo scrive piena consapevolezza. Quindi c'è un costante collegamento. C'è un costante collegamento con la realtà. Costante. Una cognizione piena di quello che avviene. Di volere e la capacità di intendere anche quelle che saranno le conseguenze. Non c'è in questa nessun accesso psicotico. Non c'è nessun aspetto delirante, di delirio, non c'è niente, è tutto radicato alla realtà dei comportamenti umani. Chiunque, se avesse ucciso per un movente diverso, avremmo avuto probabilmente la stessa condotta. Quindi, voglio dire, lui ha precisa consapevolezza di tutto quello che fa. Torna con lo studio, come ho detto prima, per evitare le telecamere, e un'ora torna a casa. Da quel momento in poi si chiuderà anche questo. Chiuderà la stanza di via Fleming per timore che possano essere rinvenute tracce. Lui torna, che sporca di sangue anche la scala, perché le hanno trovate, poi con Luminol ne hanno trovate altre. Quindi il timore suo è chiuderla, ci dice uno dei suoi quindi, e ovviamente il 21/9 alle 21:47, è passata un'ora dal fatto che abbiamo detto, fa la ricerca di escort a Lecce su internet. E anche questo viene spiegato in termini di esaltazione sessuale, e lo dice, una parte di me lo dirà poi, questo è successivo, e quindi tra virgolette può essere preso con le molle, perché nel primo grado la circostanza che egli dopo abbia un po' mischiato le carte per giocare in difesa è detta esplicitamente, quindi che non siano particolarmente attenti. Però dice, una parte di me è contenta delle 60 coltellate, e viene spiegato in termini, diciamo, anche psicologici e psichiatrici questa parte. E anche il giorno dopo invia alla mamma e scrive ai parenti
venite a trovarmi, non è ancora stato preso, venite a trovarmi. Cioè c'è una piena consapevolezza di quello che gli accadrà, di quello che ha fatto e di quello che gli accadrà. Non è dice no, io non mi ricordo niente, ma che ho fatto? Ma è successo qualche cosa? Non c'è nessuno, è una valutazione lucida, puntuale, precisa, starei per dire professionale. Ed è il 22 lo stesso giorno, perché si è portato agli abiti sporchi e ha il coltello ancora, fa la ricerca sui siti, sul sito, su internet, su dove poter buttare il secco, la spazzatura, insomma cose di questo genere. Quindi che va a buttare, nonno è fin qui vicino a via Montelli, ma neanche vicino a via Fleming dove abita, va a buttarle in un posto lontano e infatti i carabinieri che 3 giorni dopo gli mettono le mani sul collo non trovano nulla nei dintorni, al punto che ad oggi, non so, non credo di sbagliare, il coltello non è stato rinvenuto. E poi chiaro, cerca le notizie su internet e continua, cerca le notizie su internet e poi udite, è che questo è quello, cerca su internet il miglior penitenziario, lo individua a bontà sua in Bollate, cerca il miglior penitenziario, non lo so come, quindi come si valuta questa azione, questa attività di uno che non ha contezza di quello che ha fatto, di uno che ha fatto una cosa che ritiene che non debba, che no, non è punibile perché ha diritto di fare quella cosa, no? No, scrive, ho fatto questa cosa perché avevo il diritto di farla, perché questi continuavano, no, questo fa il... e chiude la stanza come abbiamo detto. E quindi ci sono tutta una serie di elementi che io ho cercato in qualche modo di mettere in riga su questo, con i quali la Corte è chiamata a valutarsi, ho detto anche forse dall'empireo della scienza psichiatrica alla dura realtà della strada, alla dura realtà dei fatti, ribadisco, deve calarsi qualunque operatore che si avvicina a questa vicenda. Non puoi fare un trattato di teoria, qui sono le condotte e sono i fatti e abbiamo tutta una serie di elementi che ci consentono di per non parlare dell'autobiografia sua, che si può leggere anche nel profilo psicologico di vendetta, di chi è vendetta, di chi fa vendetta, lo potete trovare lì. Quindi, Presidente, io non so se nella discussione i difensori abbiano fatto e dato una spiegazione diversa, possono dare, vedranno la Corte, ma certamente riportano le critiche al modus operandi dei periti anche nell'appello, perché dice che non hanno avuto materiale sufficiente per fare una diagnosi, anche nell'appello insiste nella stessa direzione della consulenza del procuratore Carabellese e di fronte alla perizia del professore Balbi e del dottore Marra, che invece fanno una diagnosi precisa di disturbo narcisistico della personalità. E quindi i consulenti, ripeto, non riescono a fare una loro valutazione, indicano lo scivolamento nel quadro psicotico e nello spettro autistico come prospettiva patologica da approfondire. Laddove la perizia puntualmente questo esclude, motivatamente, con un percorso logico assolutamente ineccepibile, perché è derivato dall'esame dell'imputato, dai test che sono stati somministrati e che giustamente la Corte di primo grado reputa validi, e dall'insieme dei documenti, tutti genuini, provenienti e che, ribadisco,
ha lasciato traccia precisa dei suoi pensieri, delle azioni, del suo rapporto con la realtà e via discorrendo, cioè un insieme dei materiali che i periti hanno posto a base del loro lavoro per valutare criticamente il profilo di De Marco, a partire dal momento in cui la idea omicidiaria si è incentrata su Daniela e dunque su Eleonora, con una valutazione della capacità di intendere e volere, cioè del rapporto con la realtà che De Marco ha sempre avuto e non ha mai perso, salvo quel giorno in cui ha assunto io. È esattamente questo che occorre fare. E la stessa valutazione, la stessa critica all'approccio dei pentiti, e viene letto dalla Corte e dagli stessi periti e consulenti delle parti civili, è come un dato che esprime che depone per la sua piena capacità di intendere e volere, anche in ambito processuale, cioè la scelta di scegliere con chi, parlare. Ha scelto di parlare con il suo consulente e non già con i periti, i quali, ripeto, rimangono nell'incerto, auspicando un approfondimento che in realtà ci sarebbe potuto stare, non c'è stato, come era l'avvocatessa Minafra che aveva fatto questo riferimento nel corso. Mi avvio a concludere, Presidente, non prima di aver detto che ovviamente i difensori di grande livello professionale e poi dicono incapaci di intendere e volere, o vizio parziale, come sappiamo una riduzione quantitativa, ma noi abbiamo una serie di elementi comportamentali che depongono nel senso che io vi ho detto. E quindi declina, in qualche modo, declina sul disturbo, quando anche fosse disturbo. Allora, io non devo ricordare a voi l'insegnamento raso del 2005, le sezioni, siete persone di esperienza in questo settore, non devo dirvi nulla, ma in tutte le sentenze, come sappiamo, deve avere il disturbo, sappiamo che ha ampliato, non è soltanto, non sono solo le malattie psichiatriche del DSM-5 eccetera che rientrano in quelle, ma anche i disturbi della personalità, a patto che abbiano una gravità, intensità, serietà tale da compromettere gravemente la capacità di percepire il disvalore del fatto commesso e di recepire il significato del trattamento punitivo. Cioè, qui abbiamo proprio in termini la chiara percezione del disvalore. Quindi, e non c'è neanche nell'appello e nella stessa, meno ancora nella perizia di Carabellese che dice facciamo ancora, il riferimento al nesso eziologico, come questo incide sulla capacità. Sì, c'è un disturbo narcisistico di personalità di tipo come incide sulla capacità? Come incide sulla capacità cognitiva di capire le cose e di volere? Tu lo desumi, per quel pochissimo che posso capire io, da come uno si comporta. Perché se uno è completamente lucido, preciso, perfetto, vuole andare nel miglior penitenziario dopo, chiama quello e gli dice sto andando a fare questa cosa, con un movente che nasce da un disturbo. Questo disturbo non ha determinato un decadimento delle facoltà. Non ha quindi mai smesso di percepire il disvalore e il significato del trattamento. Perché anche il discorso che loro si fa nell'ambito dei COSU, cioè non c'è una, non è chiarito, non è neppure affermato l'interferenza del disturbo sulla capacità di intendere e volere, non è neanche che è indispensabile al fine di vagliare questa prospettiva, non è chiarita, e perché tu necessariamente la devi riferire
che non è un discorso astratto. Capacità di intendere e volere, è chiaro che se io a un certo punto chiudo, me ne vado senza stampacciuto, c'è una ragione, lui ha fatto tutto secondo una logica, e anche la rabbia di cui parla non è l'esplosione della rabbia in un momento particolare. La rabbia è proprio, non è uno stato emotivo istantaneo e temporaneo come condizione afferente al disturbo, per cui lui arriva, ogni tanto faccio un incedere dialettale per renderla meglio, ha visto questo, è partita la rabbia e l'ha ucciso. No, non è questo, non è quella rabbia. È una rabbia vissuta logicamente e come soluzione del problema, ma l'ha inquadrato in termini esattamente, l'ha guardato esattamente in termini, diciamo, di piena aderenza alla realtà. Certo, ha un'origine dal disturbo di personalità, perché con, ripeto, tratti di sadismo che il perito lo ha ribadito, ma non è un fatto estemporaneo, non è un'esplosione, è una condizione di disturbo che è stata vissuta nei mesi precedenti e negli altri precedenti e che è rappresentata agli altri. D'altra parte, i dati clinici, cioè questo quando arriva al carcere, il diario clinico del carcere, zero, orientato, non c'è nessun rilievo, non c'è un impulso delirante, non controllabile. Dice il perito, ha detto dolo d'impeto, cioè, modalità, è chiaro che non è che ha fatto, cioè, ha preso la mira, è logico che in 8 minuti 80 coltellate, ci mancherebbe che non ci sia l'impeto, che non ci sia l'impulso, ma è chiaro che lo stesso medico Vaglio dice una cosa diversa da quella che è scritta in qualche, perché è stata interpretata, diciamo, in modo non condiviso da questo pubblico ministero. Quindi la sfera psichica del soggetto e, diciamo, questa formazione di questa volontà si è formata nel tempo e si è consolidata con piena consapevolezza della condotta, degli obiettivi e delle conseguenze. Si è consolidata nel tempo con piena consapevolezza della condotta, degli obiettivi e delle conseguenze. Chiacchiere del pubblico ministero? No, dati di fatto della realtà acquisiti al processo, come tali incontestabili. Poi possiamo fare le valutazioni. Mentre nell'atto di appello, perlomeno io non ho letto nessun rilievo che faccia riferimento agli accadimenti reali della condotta di vita di De Marco o che possa concreti. Quindi, Presidente, e vado a chiudere, la perizia del professore Balbi e del dottore Marra sono assolutamente appaganti, danno conto della programmazione di un lucido percorso finalizzato all'omicidio, scelto come soluzioni dei suoi problemi. E c'è una riorganizzazione, come dice il perito Balbo, dello psichismo in cui rabbia e sadismo vengono progressivamente incolpati e sono accettati coscientemente come guida dell'azione omicida. Quindi Marco è lucido, orientato, in grado di percepire correttamente la realtà e capace di rapportarsi ad essa secondo scelte e logiche motivate. L'invidia e l'odio per Daniele sono evidenti. Non ha difficoltà di tipo cognitivo, non ha difficoltà di tipo volitivo, non ha difficoltà di tipo comunicativo, non ha una ideazione patologica. C'è un disturbo narcisistico della personalità che non lo ha reso, perché occorre stabilire, il professore Balbi ha poi puntualizzato la ragione, ha parlato anche del disturbo, ma non ha avuto una incidenza determinante sulla capacità di intendere e volere, è una cosa diversa. E quindi il perito giustamente esclude l'evoluzione verso la psicosi, perché questa è la chiave che viene proposta, di un quadro autistico e di un quadro narcisistico che va verso la
l'autismo. E non, no, non va perché non c'è, non c'è. Lui cerca i rapporti, come abbiamo visto, si compiace dei rapporti con le ragazze, li trova, trova gli altri, va in pizzeria, ha una vita che certo ha difficoltà, evidente, altrimenti. E così come non c'è nessuna diagnosi, cioè non c'è nessun problema anche con riferimento allo spettro autistico e come scivolamento verso lo spettro autistico, verso la psicopatia anche. Non ci sono episodi di tipo psicotico, mai. Non ha mai avuto ricoveri, né in psichiatria, se ha un problema della spalla. Gli studi sono normali, promosso con 88. Va all'università, ha superato i test universitari, mai manifestazioni psicotiche. Il diario clinico del carcere, capace, nulla di anormale, colloquia, ottime funzioni cognitive, lucido, orientato. Presente a se stesso e alla corretta percezione della volontà. Sempre, anche se vi sono state temporanee sospensioni dell'io, il 19, poi il io si riorganizza. Questo è il soggetto che noi il soggetto che noi ci troviamo. E il professore Balbi lo dice in maniera espressa, cerca, instaura rapporti con ragazzi ed è sensibile al rifiuto. L'autistico non è così. Non c'è una rottura del contatto con la realtà come c'è nell'autismo, anche nelle forme più lievi. E lo definisce il professor Barbi un disturbo non grave, anche se significativo, il disturbo di personalità, che quando anche fosse grave, intenso e avesse tutti gli elementi che la sentenza Raso indica al fine di conferire a quel disturbo la dignità di malattia mentale, ciò non di meno occorre dimostrare che c'è una incidenza di questo disturbo non sull'azione. Perché è chiaro che l'azione omicidiaria è stata determinata dal disturbo. L'incidenza deve essere sulla capacità di intendere e volere. E questa è esclusa. È esclusa dalla condotta e dalla realtà dei fatti di cui è stato protagonista lui, sulla scorta di quegli elementi che io prima vi ho citato. Quindi tu puoi anche scivolare sul disturbo di personalità. Non è grave, significativo, dice non grave. Anche se è grave, deve essere tale da determinare una perdita di contatto con la realtà, che nel nostro caso non c'è. Chiara espressione dell'aspetto sadico, sviluppatosi nella sua personalità, possibilità di condotte seriali, perché che di questo dobbiamo dire? È in atti, che lui avrebbe potuto fare continuare. Una perizia, quella del professore Balbi, che ha fatto chiarezza, a mio avviso, e che vi offre una strada assolutamente sicura nel ritenere sussistente, ovviamente, la capacità di intendere e di volere del De Marco al momento del fatto. Anche il quaderno, le valutazioni in ordine a questo profilo hanno tenuto conto del quaderno giallo che è stato prodotto dai difensori Il professore lo dice in maniera, il professore Balbi lo dice in maniera esplicita nella sua, manca proprio la capacità, cioè non c'è nessuna capacità deficit nella capacità di volere. Lo conferma, avevo appuntato la foto tagliata con l'immagine del solo Daniele, tolta via, cioè del bersaglio del giovane cui voleva somigliare, cioè un uomo felice, ciò che De Marco non era. Io vi rimando a quelle considerazioni, alle considerazioni della Bruzzone, che a differenza del professore ha una lunghissima materia in questa materia, e ciò non di meno anche lei, diciamo, di autobiografico ci mette che in tutti, diciamo, nella storia, in tutta la sua esperienza professionale, non ha mai trovato tanti commenti dettagliati di cui vi è traccia che consentono lì pacificamente e con coscienza tranquilla di esprimere una valutazione che a voi è chiesta, una valutazione che, non può, che porta a confermare la pena dell'ergastolo alla quale va aggiunto con tutte le conseguenze di legge,
alla quale va aggiunto l'isolamento diurno che abbiamo chiesto nella nostra impugnazione. E quindi ho detto già sulla premeditazione, non devo star qui a dirvi, scorgerete voi, programmazione, elemento cronologico ed elemento psicologico, la data quando nasce ha mille possibilità per tornare indietro, non lo fa, anzi sulla crudeltà ho detto tutto e mi resta da dire che non c'è una parola di comprensione, di pietas, non si legge dall'altra parte una, come dire, che poi non è mai formale, io vedo che c'è sempre una, come dire, una attestazione e un rispetto e una comprensione della sofferenza e delle altre posizioni, quando entra anche nel processo, io credo che abbia una sua funzione, perché siamo tutti persone che svolgiamo il nostro compito con coscienza e crediamo nel lavoro che facciamo. Quindi anche la parola nei confronti di rispetto, di comprensione per un dramma che non può avere, evidentemente, non può avere fine, perché evidentemente perdita non di due ragazzi comunque, di quei ragazzi, esattamente di quei ragazzi con quelle caratteristiche personali, è una perdita di grande, diciamo, che segna necessariamente la vita, come tutte le perdite, come le perdite dei figli, ma quella è la comprensione, farsi una ragione di questo fatto per chi è legato, ma per tutti, non solo per loro, per tutti, darsi una ragione, cosa estremamente difficile. Ergastolo con isolamento diurno e tutte le altre conseguenze di legge. Grazie. Bene, allora possiamo verbalizzare all'esito della requisitoria il procuratore generale. Conclude per la conferma della sentenza impugnata e in accoglimento del ricorso del PM convertito in appello, irrogarsi l'isolamento diurno, vuole indicare la durata, procuratore generale, di un anno. Ecco, siamo arrivati al termine della requisitoria del procuratore generale Antonio Maruccia. È difficile commentare dopo aver sentito tanti passaggi ricostruiti con dovizia di particolare del procuratore, un passaggio anche obbligatorio nel momento in cui si chiede una revisione, si chiede di rivalutare la posizione dell'omicida stesso, una posizione dovuta e pertinente da parte degli avvocati del De Marco, ma sicuramente noi che parliamo di emozioni con l'opinione pubblica rimaniamo un attimo attoniti sentendo parlare il procuratore generale, che saggiamente ha ricostruito tutto il percorso. Avvocato Balducci, in processi di questo tipo, ricordiamo, c'è già una condanna di primo grado per ergastolo per il De Marco, muovono le corde del nostro cuore, le corde dell'emotività. L'emotività è battente ed è pulsante all'interno delle sale. Io ero lì dell'aula bunker, dell'aula del tribunale. Io ricordo quando è arrivata la sentenza di primo grado, ricordo le lacrime della mamma, ricordo le lacrime degli amici che aspettavano fuori, ricordo anche un po' di delusione quando è stato concesso solo un ergastolo e non due ergastoli, considerando che erano state due persone uccise, e la delusione dei familiari.
Ecco, un processo nel quale l'emotività fa da padrona. E quanto incidono le emozioni all'interno di questi processi? Ma noi dobbiamo parlare, e lei l'ha detto esattamente, in linea generale astratta, spiegandolo ai cittadini. Vi è il codice penale che ci dice, l'articolo 90, che gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità. E quindi pensiamo a un esempio di scuola, la gelosia. Quante volte noi abbiamo visto, ahimè, processi che nascono a causa di un omicidio determinato dalla gelosia. Quindi è chiaro che lo stato emotivo e passionale non possa incidere, a meno che, e quindi questo poi in tutti i processi, questo è un processo che ovviamente se dobbiamo entrare nel merito fa effetto anche dal punto di vista di quello che si è realizzato. Dal punto di vista giuridico, noi ci limitiamo a parlare di questo, è possibile pure il gioco degli avvocati, il compito degli avvocati è portare avanti altri argomenti, è quello che se lo stato emotivo incide in maniera massiccia, attenzione, sulla lucidità mentale di un soggetto, potrebbe incidere sull'imputabilità e nulla vieta. Questo abbiamo un processo che si svolge nel contraddittorio delle parti, che la difesa chieda una perizia per stabilire se la persona al momento della commissione del reato era compos sui, cioè era totalmente capace di intendere e di volere. Quello poi sarà una decisione del giudice, vi sarà eventualmente se viene disposta una nuova perizia, però non esclude il codice di procedura penale che si possa anche utilizzare questa strada quando la difesa ritenga che la persona in quel momento non era capace di intendere e di volere. Ed io ringrazio l'avvocato e professore Paola Balducci, grazie Grazie. mille. Grazie avvocato per essere sempre presente e puntuale, nonostante i chilometri che ci dividono, ma non ci divide la passione per l'amore e per il territorio. Assolutamente, è la gioia per la Puglia e per la vostra trasmissione. Grazie mille. Grazie Buon mille. lavoro a tutti. Grazie, appuntamento alla prossima settimana con l'avvocato e professor Paola Balducci. E a voi telespettatori, io do appuntamento al prossimo mercoledì, sempre alle 21:15, sempre su Antenna Sud, con Processi di Puglia, per analizzare insieme un altro processo in corso o terminato, sentire gli avvocati, seguire le requisitorie, insomma, portarvi insieme a noi nelle aule dei tribunali che si vedono così lontane, ma possono far parte della vita di tutti noi. Intanto vi auguro una buona serata.